caso di emergenza. Si contano i danni in Veneto, Luca Pesante. Sì, qui a Cresole tutto il paese è all'opera per ripulire le case dal fango, l'acqua sta defluendo dalle strade e si riesce finalmente a camminare a piedi. Intanto poche ore fa è stata completamente riaperta la A4 in entrambe le direzioni dopo 4 giorni di alluvioni che hanno messo letteralmente in ginocchio la regione. Allora facciamo il punto nel servizio. Una tigre di peluche nel braccio meccanico della spalatrice. Interi salotti, cucine, camere da letto esposti all'aria nella speranza che il fango si asciughi, nella speranza di salvare il salvato. Anche la piccola chiesa di Cresole è stata letteralmente travolta dall'ondata di piena. Immagini di desolazione di un intero paese in ginocchio e che a 4 giorni dall'esondazione prova a rialzarsi. Sono ancora 300 gli sfollati qui, nell'area più colpita. Migliaia in tutto il Veneto, 3 i morti, di cui 2 nell'Alto Vicentino. Oggi a Cresole è arrivato anche l'esercito per consegnare viveri e medicinali agli abitanti e per aiutare nelle difficili operazioni di rimozione dei detriti trascinati dalla corrente. Ai danni nel Vicentino si aggiungono le alluvioni nelle province di Padova e Treviso. A Verona i comuni più colpiti sono Soave e Monteforte d'Alpone. In Vallessina e nell'Alto Veronese sono frane e smottamenti a isolare interi comuni come Sant'Anna d'Alfaedo e rallentare la macchina dei soccorsi. È in ginocchio, abbiamo 500.000 persone coinvolte da questa alluvione, 131 comuni, oltre 3.000 sfollati, 3 morti, il che la dice lunga sull'effetto di questa alluvione. Fango, allagamenti e devastazione.